Ragazzi, buongiorno, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è venerdì, ultimo giorno ufficiale di smart working. Da lunedì rientrerò in ufficio, come vi ho detto, in modalità ibrida, quindi sarò in ufficio lunedì, martedì, mercoledì, sarò a casa giovedì, venerdì, la settimana dopo sarò a casa lunedì, martedì, mercoledì. No, non è vero, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì sarò in ufficio. Hanno deciso di farci fare 3 giorni consecutivi per semplificarci la vita, anche se io avrei preferito giorni alterni, però vabbè. E dovevo andare oggi in pausa pranzo, avevo deciso che andavo a comprare qualcosa da CVG, anche perché le previsioni avevano detto che avrebbe piovuto, quindi non potevo andare a fare la mia solita passeggiata per andare a prendere il gelato, ma le previsioni hanno sbagliato alla grandissima. Difatti sono un po' preoccupata perché lunedì dicono che ci sia pioggia solo al mattino e bel tempo durante la giornata. Io avevo già in mente come vestirmi con dei pantaloni chiari, ma se piove, devo ripiegare per forza su altro. E vi faccio vedere il tempo, vi giro l'inquadratura e direi che stavolta proprio non hanno azzeccato niente. Allora, ci sono un po' di nuvolette, ma direi che il cielo è azzurrissimo. Anche di qua vi faccio vedere. Guardate che cielo favoloso. Allora, il cielo ve l'ho fatto vedere, quindi qual è il punto? Il punto è che io adoro camminare, mi piace passeggiare, ma soprattutto quando andrò in ufficio farò una vita sicuramente più sedentaria, anche se di fronte proprio al mio ufficio c'è un parco milanese bellissimo che è il parco Indro Montanelli e quindi avrò modo comunque di passeggiare. E perciò non posso andare in macchina e andare poi da CVG, andrò a piedi come al solito a mangiare il mio gelato e domani andrò da CVG. È sabato domani, quindi so già che ci sarà caos, domani dovrebbe piovere, così dicono le previsioni. E non lo so, al massimo poi insomma, ci aggiorniamo più tardi. E volevo anche dirvi questa cosa: ma la felicità di ricevere un pacco da Amazon la provate tutti o la provo solo io? Perché io oggi ho ricevuto un pacco, adesso vi faccio vedere cosa contiene. Ma quando sento squillare, vedo che c'è il camioncino di Prime, per me è sempre una gioia infinita. Fatemi sapere se anche a voi capita questa cosa oppure se sono proprio io un caso patologico. Ciao ragazzi, buongiorno. È sabato mattina, alla fine ieri, come avete visto, è venuto il temporale, addirittura ha grandinato e c'era grandine sparsa ovunque in giardino. Quei pochi fiori che erano rimasti sopravvissuti alla ristrutturazione sono andati. Ho i bambini che stanno discutendo e volevo farvi vedere le cosine che mi sono arrivate da Amazon. Ok, allora ho preso questo copripiumino per la camera dei bambini. Come vedete, ha su un elefante mandala e poi è double, come vedete qua dall'immagine, e il double è questo. Ha le federe anche loro double, quindi ha questa fantasia, e poi da questa parte è fatto in questo modo con l'elefante, qua un pochino più sbiadito, mi piace molto. Il tessuto è un po' di cartone, però insomma adesso vado a lavarlo e poi lo vado a mettere subito sul letto dei bambini e vi dico se lavandolo si sistema. Poi, allora, cosa ho preso? Ricomincio a lavorare e non potevo andare col cinturino dell'orologio a fiori, forse sì, ma non sempre. Quindi mi serviva un cinturino nero e poi ho preso questo, vediamo se riesco con una mano. Aiuto, senza rompere la scatola, non volevo romperla. Vediamo, eh.
No, non ce la faccio. Lo apro e ritorno. Allora, ho preso questo cinturino di metallo magnetico, come vedete, è un pochino più elegante per quando magari uso dei colori diversi dal nero. E poi ho preso questa cover per il mio telefono, perché io al momento ne ho una in silicone color rosa, che però è diventata tutta brutta. L'ho presa trasparente perché tanto il mio telefono è bellissimo, quello è un iPhone 7 di quelli rosa, quindi la volevo trasparente così almeno si vede. E adesso vado a mettere quella a lavare, poi vado a fare il letto e poi, dicevo, e poi ieri alla fine, siccome faceva freddo e c'era vento in pausa pranzo, nonostante ci fosse il sole, ho fatto un salto da CVG. Non ho trovato chissà cosa, o meglio, c'erano un sacco di cose che mi piacevano, tipo delle giacche verdi, fucsia, ma io ancora non sono per giacche di quel colore, quindi ho preso due cosine che vado a farvi vedere. Vado a prenderle e torno subito. Allora, ho preso questa giacchina bianca, non so se la vedete, è una giacchina senza bottoni, anche senza colletto, col colletto fatto in questo modo, e questa cintura bianca elasticizzata. In realtà non avevo cinture bianche, quindi mi servivano. La fibbia mi piace molto, poi col fatto che è elasticizzata, anche se sia un po' magroline, dovrebbe tenere. Non l'ho provata, la proverò e insomma, questo è tutto quello che ho acquistato. Allora ragazzi, l'ho lavato, asciugato in asciugatrice, l'ho messo nella parte con l'elefante, è bellissimo, dà una luce alla stanza favolosa, anche la parte, diciamo, double, come vedete lì, è molto bella, ma così mi piace molto. Allora, volevo dirvi due parole. Io ho preso la misura doppia king size. Perché non so se ve l'ho mai detto, ma qui nel letto dei ragazzi io ho unito due piumini singoli. Siccome ormai i piumini singoli non li usano più, ne avevo quattro, quindi nel letto di là dove c'è il letto singolo ce n'è solo uno. Per evitare di comprare un piumone, anche perché quando cresceranno probabilmente prenderemo dei letti a una piazza e mezza, insomma c'è ancora un po' di tempo, io ho cucito due piumini. Quindi quando vado a mettere di solito i piumini, insomma sono sempre un po' stretti all'interno di un copripiumone matrimoniale. Invece questo è perfetto, l'ho preso king size apposta. Vi dico, prendo ancora qua la scatola, la dimensione. Allora è un 2,30 x 2,20, mentre quello doppio è 200 x 200, poi c'è il singolo, poi c'è il super king size, insomma era un po' troppo, 260 mi sembrava un po' tanto, però questo è, ci piace moltissimo, anche i bambini quando l'hanno visto hanno detto mamma, ma è bellissimo, e sono d'accordo con loro perché è proprio bello bello. Allora ragazzi, io non so se voi credete al karma, anzi se credete al karma o se non ci credete scrivetemelo nei commenti. Perché faccio questa affermazione? Oggi, come al solito, sono andata a riporre nelle cabine armadio dei ragazzi le cose che avevo lavato durante la settimana. Apro il cassetto di Federico e trovo dentro le cose tutte appallottolate. Allora l'ho chiamato e gli ho detto: senti Federico, puoi venire un secondo? È venuto, gli ho detto: ma questo cassetto tu il lunedì, quando la mamma ha sistemato, lo trovi così? E lui mi ha risposto: no. E gli ho detto: ti sembra il caso? No. Tra l'altro, poi, oltre ad essere tutte arrugugliate, come dico io, ce n'erano un paio anche sporche dentro. Quindi adesso gliel'ho sistemato io, gli ho detto che deve tenerlo in ordine. Ma se settimana prossima lo becco ancora in quelle condizioni, alla fine lo farò fare a lui. Insomma, ormai c'ha quasi 12 anni, non ancora, vabbè, li farà a novembre. Però perché vi chiedo se credete al karma oppure no? Perché io quando avevo la sua età ero esattamente come lui e mia mamma mi ha sempre detto: ti auguro di avere un bimbo o una bimba che siano come te, così ti rendi conto di cosa vuol dire spacchinare e non avere neanche una gioia, mai una gioia.
Io sto finendo di fare le pulizie, devo andare all'Esselunga, dobbiamo comprare il vino, che non ce n'è, e quindi sapete che vado sempre all'Esselunga a prendere il vino e fra poco vado perché voglio andare in pausa pranzo che non c'è nessuno. Questo per dirvi che cosa? Per dirvi cosa? Vi stavo dicendo che devo andare. Ah sì, ecco, mi è venuto in mente, proprio il mio cervello lo rimuove perché è una tragedia, è successa. Allora, ho usato settimana scorsa la mia scopa vapore che amo perché non devi prendere secchi, non devi prendere altro, ma secondo me sta morendo perché di solito con un carica mi fa più o meno 50-60 metri quadri, quindi devo ricaricarla almeno 3 volte per pulire tutta la casa, un po' di più forse, non di 3 volte, un po' di più di metri quadri, e invece mi sono accorta che con una carica mi ha fatto un piano, il piano più o meno è da 120 metri quadri e non si è scaricata. Quindi questo vuol dire che non fa troppo vapore e che non pulisce bene. Adesso vado ad usarla e se è morta, dicevo, una tragedia perché è il mio aiutante più caro in casa. Ma nel caso in cui non dovesse funzionare, penso a questo punto che valuterò bene l'idea di comprare una Tineco, perché con una passata fa tutto. Speravo che l'azienda me la regalasse, ma così non è e quindi eventualmente la comprerò. Tornata da Esselunga, vi faccio vedere queste tre cose non perché siano la scoperta del secolo, ma perché sono tutte e tre in offerta al 50%, non so ancora fino a quando, ma sono vantaggiosissime a mio avviso. Ho preso le Lenora Unstoppable e le ho pagate solo 3,19 euro. Poi ho preso queste olive, ragazzi, noi le amiamo, le olive belle di Cerignola. Queste qua sono buonissime perché hanno tanta polpa. Un nocciolo non è tanto grande, sono belle dolci, ci piacciono e le ho prese. Queste devono stare in frigorifero, adesso vado a metterle. E poi ho preso questo paccone di Fairy Platinum All in One, sono 57 capsule e anche questo era al 50%, le ho pagate poco più di 7 euro, 7,59 euro. Io ve l'ho già detto, ma praticamente io queste tabs delle Fairy credo di essere stata una delle prime ad utilizzarle. Stiamo parlando ormai di forse più di 10 anni fa, Federico forse non c'era ancora, e costavano pochissimo. Adesso hanno fatto il boom sul mercato, costano un patrimonio, io ne ho tante, però insomma per 8 euro, meno di 8 euro, 57 capsule, tabs, scusate, si possono anche comprare. Poi tutto questo è quello che ho preso per l'ufficio, ad eccezione di lei, che è una saponetta alla lavanda della Perlier, profumatissima, non riesco a resistere. Io quando vedo le saponette proprio non resisto, a parte che nella vasca da bagno la mia l'avevo finita, però è vero che ne ho tantissime da far fuori. Ma questa era irresistibile. Per l'ufficio ho preso articoli per signora, tra l'altro non vorrei soffermarmi tanto, ma queste sono ottimi perché hanno il sacchettino che si richiude, quindi molto comode soprattutto in ufficio. Poi ho preso il mio Dove al cetriolo, che per me è insuperabile, delle salviettine con antibatterico, un dentifricio e degli spazzolini. Allora, non ho trovato gli spazzolini, quelli richiudibili, ma soprattutto tutti gli spazzolini non avevano il coperchietto. Ma io mi chiedo, ma se uno lo mette nella pochette, il coperchietto è fondamentale. Non so, c'erano tanti spazzolini senza il coperchietto e quindi ho preso questi qua di Esselunga, setole medie, insomma, per un lavaggio in pausa pranzo dovrebbero andar bene. Ho preso anche un'altra cosa che ho lasciato in macchina. Adesso vado a prenderla e ve la faccio vedere, anche perché se non vado a prenderla ho paura che patisca. Ho preso queste rose. Potevo non prendere delle rosa rosa in questo periodo? Direi proprio di no. Tra l'altro sono entrata ad Esselunga, c'erano tante rose, tulipani, tanti fiori.
c'era un profumo di rosa favoloso e le ho prese, non le hanno usate, ma adesso le hanno usate. Vabbè, non profumano un granché. Le uniche rose non profumate credo di averle prese io. Ho preso le rose perché i narcisi poverini, adesso ve li faccio vedere, sono praticamente periti nel giro di 2 giorni. Un po' mi sono sentita in colpa per averli raccolti, però tanto comunque con la grandinata di ieri sarebbero morti comunque, e quindi almeno un paio di giorni me li sono goduti. Goduta. Adesso li prendo, vi faccio vedere come sono poverini, come si sono ammosciati con una facilità estrema. Vi giro l'inquadratura. Ok, allora vedete, gli unici che sono rimasti belli vivi sono questi qua bianchi, ma questo, sentite anche il rumore, forse sentite Alessandro che urla, si è seccato. Questo idem, questo anche, questo pure, questo qui è sopravvissuto, questo bianco, come vi dicevo, è sopravvissuto, questo insomma anche lui sta perendo, però per adesso lo teniamo. Vado a mettere le rose nel vaso, spero che ci stiano, e adesso vediamo, e insomma, poi vi faccio vedere a cosa compiuta. Ok ragazzi, allora con i miei fiori sullo sfondo volevo salutarvi, volevo ringraziarvi come al solito per avermi seguita, per dimostrarmi sempre tantissimo affetto. Io vi mando un bacio grande, voi vedrete questo video lunedì e io sarò in ufficio, mi raccomando, pensatemi, lasciate un commento che ho sempre piacere a leggervi, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, se il video non vi è piaciuto mettete un dislike. Io vi auguro una buona giornata, vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video.